Fest 2017 ci troviamo allo stand Spinel in compagnia di Cesare Spinelli, il suo amministratore e il deus ex machina dell'azienda. Buongiorno Cesare, benvenuto dinanzi ai microfoni e alle telecamere di Horecatv.it. Buongiorno a tutti e benvenuti nello stand Spinel. Stand che è come sempre bellissimo, bianchissimo, illuminatissimo, affollatissimo e pieno di macchine. Delle novità, delle altre macchine meno nuove ma centratissime, perché restano anche dopo pochi mesi dalla loro uscita assolutamente attuali e richiestissime dal mercato. Qual è la più grande novità che Spinel presenta al mercato a OS 2017? La più grande novità è una novità che il mercato aspettava da tempo, e BAI, la macchina a capsule in diversi formati, compatibile con diversi formati, che nasce per risolvere, per venire incontro alle esigenze dell'operatore professionale, per il gestore. Prima mi hai raccontato che BAI ha avuto un processo evolutivo durato più di 2 anni, perché avete speso tantissimo e tantissimi sforzi avete fatto in termini di ricerca e sviluppo. Quali le caratteristiche principali di questa macchina che appare davvero bellissima non solo nell'estetica ma anche nella meccanica e nelle caratteristiche tecniche? Beh, bisognava innanzitutto ascoltare quelle che erano le esigenze dei nostri clienti. Una macchina può avere speranza di successo se coglie quelle che sono i desiderata del mercato, quindi una macchina che mancava sul mercato e una macchina strutturata per poter andare incontro alle esigenze dell'operatore professionale. Quali erano le esigenze che noi abbiamo ascoltato e abbiamo cercato di risolvere? Avere una macchina con una capacità di serbatoio acqua adeguata, 1,5 litri. Naturalmente, se ho una capacità di serbatoio da 1,5 litri, devo avere anche a valle una capacità di capsule esauste nel raccoglitore adeguata, quindi 18-20 capsule FAP. Abbiamo eliminato i levismi a molle nel sistema di chiusura della capsula e abbiamo portati in una funzione tradizionale più robusta al sistema CAM, quindi il gruppo scorre all'interno di 2 colonnette in acciaio inox, quindi non sono soggetto ad usura e a deperimento da funzionalità, quindi è una macchina molto, molto robusta. Il gruppo è un gruppo in ottone con sistema idraulico opulente, un gruppo che si posiziona in prossimità del bicchiere di infusione, quindi non c'è perdita di gradi. In più abbiamo anche la possibilità tramite un beccuccio sferico di adattare la macchina ai diversi tipi di caffè, caffè lungo, caffè corto, oppure bicchiere lungo, bicchiere mag per i consumi per i mercati stranieri. Alle nostre spalle noi abbiamo altre macchine dedicate a bed and breakfast, micro oreca, bistro, tante tipologie di macchine tutte adatte alle richieste e le esigenze del mercato. Facciamo una carrellata molto rapida? Sì, allora si passa dalla macchina Jessica che è una macchina che funziona con le cialde in carta, sia cialda ESE, cialda ESE da 44, ma anche quelle da 38 ml, ma anche la cialda doppio, perché nel mercato Oreca è molto importante avere la possibilità di fare i 2 caffè. E poi abbiamo anche Jasmine, che è la macchina invece a capsule, la gemella, sono esteticamente identiche, quello che cambia è il gruppo infusione caffè, e quella è una macchina che viene nata come per essere utilizzata con le capsule Espresso Point, però adesso siamo venuti incontro a quelle che sono le esigenze del mercato e quindi attualmente le macchine possono anche erogare caffè nei formati blu compatibile, a modo mio compatibile, in Espresso compatibile e anche i formati proprietari, quindi le aziende, le torrefazioni che hanno dei formati, delle dimensioni della capsula specifiche per fare i sistemi chiusi, e quindi in questo caso l'azienda è vicina, realizza dei gruppi di proprietà studiati appositamente per le esigenze del cliente. Tra 9 mesi circa ci sarà Venditalia 2018. Quale sarà il prodotto di battaglia, il prodotto di punta di Spinel?
Vabbè, confermeremo la presenza sul mercato delle macchine per l'Oreca, perché riteniamo che un canale importante che ancora i gestori non hanno colto al meglio e non hanno ancora sulle quali ci sono grandi potenzialità del settore Oreca. I gestori hanno sia la capacità tecnica, anche la flessibilità, anche la sensibilità per servire al meglio questo canale. Ed è un canale che va servito, che ha tante esigenze, che va servito con il porzionato. Le nostre macchine sono delle macchine studiate per questo settore, quindi ci proponiamo ai gestori per far capire che anche in questo settore possono dare il meglio di quello che sanno fare anche con nell'OCS, lo possono anche fare nell'Oreca. Bai naturalmente sarà una macchina che ormai ci avrà dato grandi soddisfazioni nel mercato, e quindi la proporremo con fiducia e con forza. E poi il prossimo anno noi facciamo 20 anni di produzione in occasione del Venditalia, che compirà i suoi 20 anni di vita. Anche noi come azienda faremo 20 anni di produzione di macchine. Ricordo che nel lontano 98 noi a Genova noi ci presentammo con una macchina per l'Oreca, una macchina particolare, eravamo gli unici, e in quel momento tutti ci dissero che eravamo dei folli, che il porzionato non sarebbe mai andato nel settore Oreca. Quella lucida follia invece ci ha dato ragione. Ma se tu ben ricordi, proprio nel 1998 c'era un folle che aveva creduto in voi e che poi ha inventato... Eravamo in due, evidentemente folli proprio non eravamo. Esattamente, grazie Cesare, sei sempre assolutamente carino con noi e disponibile soprattutto per questa nuova iniziativa dedicata interamente all'Oreca e ai professionals che sono dall'altra parte, salutali pure. Grazie della vostra attenzione e ci vediamo a Venditalia. Qual è l'indirizzo per contattare Spinel e avere maggiori informazioni sulle vostre macchine o da poter dirottare a un vostro concessionario? Possono tranquillamente visitare la gamma sul sito www.spinel.it e lì trovare i riferimenti per contattarci tramite mail, e poi noi smisteremo le chiamate ai diversi canali. Molto bene, grazie Cesare. Amici, non andate via perché abbiamo ancora tantissimo altro da mostrarvi attraverso telecamera e microfono. A tra poco.